Sono centinaia gli studenti del Focaccia, gran parte provenienti dalla provincia, che non hanno possibilità di un rientro a casa in orario accettabile a causa di ingresso ed uscita da scuola che non coincidono con quelli dei trasporti. Molti sono costretti ad arrivare a scuola alle 7.30 del mattino, pur dovendo entrare alle 9, anche perché dopo le 7.30 non ci sono bus. Così i ragazzi devono aspettare in via Monticelli per più di un'ora prima dell'ingresso a scuola, con un unico spazio protetto, che è un piccolo bar, al quale possono accedere per il breve tempo della consumazione. Ancora peggio il ritorno a casa. Alcuni riescono a tornare alle 18 e devono scegliere se iniziare a studiare nuovamente o dedicarsi alle attività extrascolastiche. Considerare che un figlio esca di casa alle 6 e mezza, alle 7 del mattino, e lo si vede poi rientrare alle 18 stanco, con un disagio dovuto anche a una cattiva alimentazione, perché è impensabile che un giovane possa saltare il pranzo e poi mettersi a studiare dopo aver mangiato una sorta di pranzo e di cena al tempo stesso, senza potersi dedicare nemmeno più alle attività extrascolastiche che possono essere la musica, lo sport. Insomma, tutto questo sta condizionando in maniera negativa la vita e la serenità degli studenti di Focaccia, nonché delle loro famiglie. Cosa farete nel caso in cui il prefetto non risponda, non dia risposte a queste problematiche? Stiamo pensando ad una mobilitazione insieme agli studenti del Focaccia, con noi genitori, e comunque di organizzare una conferenza stampa sotto la scuola, ma per mostrare effettivamente le difficoltà di questi studenti, che non hanno modo di permanere in un luogo sicuro, visto che l'unico posto in una zona così abbandonata e disagiata è un piccolo bar nel quale possono permanere per il tempo della consumazione. O altrimenti ci sono gli alberi sotto i quali stare, in previsione tra l'altro dei disagi temporali che l'inverno si appronta ad offrirci purtroppo. Io ho letto poco fa che da mercoledì in poi ci sarà del cattivissimo tempo nelle zone del sud. In arrivo il temporale chiamato Halloween. Parlano di tempeste, ma questi ragazzi possono stare lì sotto gli alberi con gli ombrelli, alla mercé di tutti questi pericoli, nonché alla mercé del pericolo pandemico dovuto agli assembramenti. Per quanto loro utilizzino i dispositivi di sicurezza, ma sono relativi nel momento in cui tu assembri 800 studenti nello stesso punto.